presidente Renato Di Rocco non poteva mancare a questa bellissima manifestazione che di anno in anno migliora. È un parterre importante di atleti, grande qualità tecnica e un grande padrone di casa. Beh, sicuramente Rino Baron è uno che conosce il ciclismo, ha fatto tutti i gradini della scala che è utile per comprendere tutti i fenomeni, ha grande valore, c'è tutta una famiglia dietro innamorata del ciclismo che a fine anno organizzerà anche un gran premio per riconoscere e celebrare il valore di questi straordinari atleti che evidenziamo la categoria sicuramente tra le più importanti del mondo ciclistico, perché da qui si affacciano i giovani proiettati nel mondo degli under e poi del professionismo, però insomma è qui che nasce la scuola vera, la prima categoria internazionale, per cui ci volevo essere. Il giorno di Pasquetta si dedica alla famiglia, però al mondo del ciclismo la nostra famiglia sono gli atleti e le atlete che stanno in questo periodo correndo all'estero, ma anche qui vicino a Vicenza. Per cui, come dire, abbiamo un calendario fitto, ci fermiamo solo il giorno di Natale. Il ciclismo è questo, ne siamo felici, i numeri ci sono, come detto prima c'è un bel cast di partecipanti, per cui davvero un applauso ai migliori e un grazie a tutte le società che, nonostante il periodo di grande crisi, investono e continuano a sostenere l'attività soprattutto del mondo giovanile. Questa competizione è una bella competizione perché ci sono molti corridori di un certo interesse, belle società, e pertanto sicuramente sarà una bella manifestazione, perché ho visto che ci sono tutti i migliori velocisti. Come nazionale adesso abbiamo la corsa della pace che andremo a fare a metà maggio in Repubblica Ceca, e pertanto è un'annata molto impegnativa che ci prospetta verso gli europei e i mondiali, che cerchiamo di andare a fare qualcosa meglio di l'anno scorso.
attesa leale, così come è stata quest'oggi, improntata sulla volontà, sulle capacità tecniche e agonistiche dei protagonisti scesi sul percorso di San Martino. Ed ecco l'applauso per Iliad Shekolkov, passato Igor Vint, che vale il terzo posto, volata poderosa con molta regolarità a prendere il terzo posto con il dorsale 52. Francesco della Lunga. Francesco, migliore italiano in questa competizione col tuo terzo posto, ma forse c'è del rammarico per com'è andata. Sì, purtroppo i tre russi sono stati molto furbi, io ero incosciente del loro attacco perché a tre giri dalla fine ho forato, la squadra mi ha aiutato a riportarmi sotto al gruppo e all'ultimo ho fatto quello che potevo essendo da solo l'unico componente. Diciamo sì, un po' di rammarico c'è, però dai, questo terzo posto è di valore. Un terzo posto prestigioso che si aggiunge a un inizio di stagione importante, come lo valuti e cosa ti aspetti dai mesi successivi? Sì, diciamo che non è completamente da buttare via perché c'erano tra i migliori velocisti d'Italia, quindi mi ha visto vincente questa volata e diciamo che le volate hanno sempre una sua storia. Questa volta sono stato io il vincitore, anche se i due russi erano davanti a me, però dai, il proseguimento della stagione vedremo quello che si potrà fare. Eccoci qui, al termine di questa manifestazione, ben riuscita direi, un vincitore internazionale quindi di prestigio, una prima maglia di valore, Andrea Piccolo, com'è andata questa gara? Direi molto bene perché il tempo ci ha aiutato, il popolo ha risposto bene, c'era degli atleti molto importanti ma soprattutto il numero uno che Andrea Piccolo che indossa la maglia del leader, poi ha dato internazionalità che abbiano vinto primo e secondo i russi, evidentemente la corsa è di prestigio e tanti vogliono partecipare e ne sono orgoglioso. Andrea, una bellissima corsa, immagino la tua soddisfazione a vestire questa maglia, dimmi una battuta appunto su come è andata oggi e cosa ti aspetterà nelle prossime settimane. Ma oggi è stata una bella 130 km e alla fine a 46 di media è sempre un bel passo, un ritmo che alla fine si sente, sulle gambe fa male e complimenti ai due russi che sono arrivati, noi ci siamo giocati le nostre carte dietro come squadra, non eravamo al completo quindi oggi e ci siamo giocati un po' il finale, ecco. Prossimi appuntamenti? Ma sicuramente giovedì siamo in Toscana, Gran Premio Liberazione, dove ormai ci siamo, quindi andiamo per far bene, abbiamo vinto l'anno scorso e ci tengo molto a riconfermarmi. Un'ultima battuta di nuovo, qual è il segreto di una manifestazione così ben riuscita? Perché ci sono davvero il meglio del ciclismo italiano, tanti atleti internazionali e si vede dall'atmosfera che c'è qua, in presa diretta, che le persone sono felici di essere qui. Qual è il segreto? Beh, direi 50 anni di professione, 50 anni di sport trasparente, pulito, lealtà, onestà è quello che insegno, evidentemente la gente capisce che è la strada giusta per andare molto lontano.